tutti. Uno degli argomenti più richiesti che è emerso dal sondaggio attivo sul nuovo gruppo, io credo nel fitness gruppo Facebook, nuovo di zecca, iscrivetevi, è quello dei bruciagrassi termogenici. Partiamo subito con una brutta notizia. Un prodotto specifico per bruciare il grasso non esiste. Non esiste. L'unico prodotto, o meglio, l'unica operazione che consente di rimuovere completamente il grasso è appunto un'operazione chirurgica. Dunque, nel mondo degli integratori non esiste nessun prodotto di questo tipo, vengono chiamati bruciagrassi e comunque rimangono degli integratori, e quindi nell'ambito degli integratori stiamo parlando di prodotti che supportano il nostro sistema immunitario, supportano la nostra alimentazione, supportano il nostro stile di vita. Stiamo sempre parlando di integratori, ok? Quindi termogenici, bruciagrassi, cosiddetti, sono integratori. E in quanto integratori, anche termogenici, non sono a supporto di miracoli. Sono a supporto, come ho detto, della nostra vita sana. Dunque, questo riguarda il prodotto specifico. Per quanto riguarda invece un altro aspetto che si ricerca quando andiamo a cercare il dimagrimento, è quello della definizione, dell'aumento del tono muscolare, del fatto che noi possiamo mostrare la nostra muscolatura, il nostro tono, l'armonia del nostro corpo, privo di grasso appunto. Ecco, su questo aspetto qui dobbiamo tenere bene in mente che durante l'anno noi dobbiamo lavorare per accumulare massa muscolare. Non mi sto riferendo puramente a un discorso culturistico, perché se noi ricerchiamo la definizione muscolare, il tono muscolare, l'armonia nel nostro corpo, dobbiamo comunque presupporre di aver accumulato abbastanza massa magra. Questo perché nel momento in cui noi decidiamo di perdere peso, nel momento in cui noi decidiamo di entrare in definizione, di mostrare il nostro tono muscolare, diventare tonici, avere un aspetto tonico, armonioso, in quel momento preciso, ecco, in cui cominciamo a scendere di peso, oltre la riduzione, non bruciore, la riduzione del grasso, l'eliminazione della ritenzione idrica, questo tipo di riduzione coinvolge anche, udite udite, anche i muscoli. Perciò, se non abbiamo accumulato durante l'anno una buona percentuale di massa magra di muscoli, è inevitabile che perderemo anche quelli. E quindi, a definizione, diciamo, a dieta ultimata, che cosa rimarrà di noi? Un aspetto floscio, un aspetto magro, ma non tonico, non muscoloso, non armonioso. Perciò, quando decidiamo di metterci in forma, quando decidiamo di raggiungere il top della nostra condizione, che spesso coincide nel periodo estivo, dobbiamo fare le cose per bene. Quindi, minimizzare il catabolismo muscolare, pur riducendo i grassi e la ritenzione idrica. Dobbiamo farlo in modo intelligente, in modo graduale, ci vuole tempo. Attenzione a chi vi promette risultati strabilianti, perdita di grasso in poche settimane, 10 kg via in 5 settimane, 3 settimane. Attenzione, perché quelle persone o sono troppo furbe oppure sono semplicemente troppo scemi. Avviciniamoci al nocciolo della questione. Un prodotto venduto come bruciagrassi, un termogenico, gioca la maggior parte delle sue carte sul fattore psicologico. Quindi, facciamoci caso, nelle farmacie, nei negozi integratori, su internet, come sono fatte le confezioni di questi bruciagrassi, di questi integratori? Abbiamo testimonial di vario genere, abbiamo addomi scolpiti, sederi tonici, abbiamo insomma un chiaro segnale di ciò che voi stessi volete ottenere.
oltre le immagini sulle etichette abbiamo nomi altisonanti: Extreme, Explode, Thermo Burn, Termo qua, Termo là, Grasso a fuoco, Infiamma grasso. E così, vabbè, sto andando di fantasia. Quindi, etichetta, disegni, nome, super bello, e anche ovviamente il marchio che fa da biglietto da visita. Ma ciò che dà una scossa anche al nostro, alla nostra psicologia, è il prezzo. Fateci caso quanto costa un integratore in bruciagrassi. Costa molto. A fronte di 100-150 compresse, abbiamo un prezzo che può variare dai 30 ai 50-60 euro. Date voi stessi, fatevi un giretto sui vari siti online. Questo è un fattore psicologico molto importante, perché nel momento in cui voi andate ad acquistare un prodotto che costa così tanto e promette così tanto, si scatena nel nostro cervello un processo per cui noi quel prodotto facciamo sì che funzioni. Il nostro classico effetto placebo, scientificamente provato, funziona. Anche se dentro c'è zucchero, anzi, meglio che no, zucchero, insomma, anche se dentro c'è il nulla, quello funziona. Perché su ogni etichetta di questi famosi termogenici bruciagrassi c'è scritto che ogni prodotto deve essere accompagnato da uno stile di vita sano e da un'alimentazione sana. E infatti cosa fate voi? Anche se non, senza leggere l'etichetta, comprate il prodotto in un periodo in cui avete deciso di ottimizzare i vostri risultati in palestra, oppure vi state semplicemente muovendo di più, camminando, correndo, facendo tanto cardio, facendo qualcosa anche in casa. State facendo questo tipo di operazioni accompagnandole a un corretto stile di vita, con un'alimentazione più pulita, bevete anche di più, usate anche altri integratori che magari possono supportare il vostro sistema immunitario. Quindi entrate nella mentalità fitness. Quindi tutto questo verrà supportato anche da un prodotto bruciagrassi, che quello che farà è sicuramente rendervi molto più vitali. E infatti qui volevo arrivare. Tecnicamente un bruciagrassi non è altro che, appunto, come dicevo prima, un termogenico. Questo significa che con i componenti al suo interno cerca di aumentare la termogenesi del nostro organismo, e cioè quella capacità di produrre più energia andandoci a far consumare più benzina. E la benzina sarebbero, appunto, gli zuccheri e i grassi. Quindi, a conti fatti, un termogenico cosa contiene? Contiene per la maggior parte caffeina, per poi andare sul mate, sul tè verde, guaranà, caffè verde, estratto di arancia amara e così via. Infatti, dopo aver assunto una compressa o due compresse di termogenico, l'effetto più evidente è quello di maggior vitalità, anche un senso un po' di agitazione. Proprio per questo motivo e la caratteristica di questi componenti, esattamente come avviene per quanto riguarda l'assunzione cronica di caffè, c'è il rischio di andare in assuefazione e alla lunga, nei casi peggiori, anche avvertire dell'ipertensione. Sì, vabbè, ma io la panza come la levo? Per esperienza personale, utilizzare un prodotto come un termogenico quando si è sopra il 10% di massa grassa per quanto riguarda gli uomini e sopra il 20-22% di massa grassa per le donne è del tutto inutile. Ed è tutto inutile. Quello che fa la differenza sono le sane abitudini che abbiamo tenuto fino al momento di esprimere il massimo della nostra forma fisica. Quindi, se proprio vogliamo acquistarlo, un buon prodotto brucia grassi non deve contenere una dose spropositata di caffeina, deve essere bilanciato con i vari componenti che vi ho illustrato prima: caffeina, mate, tè verde, guaranà, arancia amara, per evitare di andare troppo su con il cortisolo quando andiamo ad assumerlo, e aspettiamoci una limatura di uno nell'ordine dello 0,5-1% di massa grassa, niente di più. Perciò non mi sento di consigliarvi un prodotto specifico, un marchio specifico, semplicemente perché
il bruciagrassi in quanto prodotto, in quanto integratore, in quanto risolutore della nostra, del nostro desiderio, come ho detto all'inizio, non esiste. Ma comunque possiamo usufruire di prodotti alternativi, prodotti naturali. Possiamo prenderci una bella tazzina di caffè amaro, un bel caffè lungo con tanta caffeina. Possiamo sorseggiare i nostri 2,5 litri di acqua con dell'estratto di tè verde, molto pratico, 1 grammo, 2, 3 grammi in una bottiglia da 2 litri e abbiamo una bella bevanda stimolante. Possiamo sorseggiare una tazza di caffè verde. Questi sono tutti componenti che possono essere presi singolarmente, ma soprattutto vedrete che spenderete un decimo di quello che andreste a spendere in un barattolino di 100 compresse. E non solo spenderete meno, il risultato, l'effetto tecnico, sul vostro fisico, sarà pure migliore, perché sarete voi a decidere quanto dosarlo e come dosarlo il prodotto. Molto bene, adesso diciamo che possiamo trarre le conclusioni. Piuttosto che il prodotto bruciagrassi, quello che voglio consigliarvi è il metodo per bruciare i grassi, il miglior metodo per aumentare la termogenesi. Qual è secondo voi? Dovete ripeterlo come un mantra. Dieta e pesi, ragazzi, dieta e pesi, perché solo così potrete raggiungere la miglior versione di voi stessi. E pensateci prima, intorno ad aprile-maggio. Bene, siamo ai saluti, grazie per aver avuto la pazienza di aver visto il video fin qui. Vi invito ad iscrivervi al nostro nuovo gruppo Facebook, Io Credo Nel Fitness, lo trovate anche come hashtag, Io Credo Nel Fitness. Iscrivetevi al canale, al canale YouTube, se vi è piaciuto anche questo video. E niente, riempitemi di feedback tramite i commenti, tramite i messaggi privati, in tutti i social che preferite. Mi trovate ovunque, sempre a vostra disposizione. A presto, ciao!